Da quest'oggi alle 11:11 è tornato con noi Pinuccio, ma noi adesso parliamo di una realtà vicina agli sposi già da 30 anni. Donna Lavinia, ricevimenti a Trani. Due location esclusive per il vostro matrimonio, una storica ed una contemporanea. Infatti l'ultima arrivata in tenuta è Lavinia Bianchi, uno spazio disegnato e realizzato per un ricevimento fuori dal comune. Ecco, in questi ampi spazi interni, sia esterni che interni, c'è la possibilità anche di mettere su questo matrimonio civile grazie all'autorizzazione del comune di Trani. Gli chef, tra l'altro, ogni anno propongono nuove ricette per rendere ancora più unico il vostro giorno più importante, laddove nulla è lasciato al caso. Ecco, se volete avere informazioni maggiori potete visitare il sito tenutadonnalavinia.it oppure lavinia.bianchi.it. Donna Lavinia e Lavinia Bianchi a Trani, dedizione, passione e attenzione. Sì, ma io voglio sapere, danno la stagnola per portarsi la spigola a casa, se no non vale. Se no non voglio parlare con i proprietari, date il sacchetto. La stagnola per portare la spigola e poi il pacchettino per i dolcetti. Il prosciutto crudo e gli antipasti, dobbiamo buttare. Cioè, per me sono cose sostanziali per poter dire in famiglia spostatevi là. Date le cose per portarvi le cose a casa, se no non vale la pena. Voglio parlare con i proprietari, la settimana prossima chiamami i proprietari, se no non vale. Dai, giusto, hai ragione. Ha ragione Pinuccio, mi scusate, associo. Per quanto riguarda la mia famiglia sono cose fondamentali. Soprattutto si può mettere quello che fa le mozzarella all'ingresso? Ne parliamo. Allora siamo tornati in onda con Pinuccio da quest'oggi. Ricordiamo l'appuntamento anche della pillolina, tranne il mercoledì. La pillolina che non è il Viagra. No, potrebbe anche essere, però oddio, magari. Ogni giorno alle 13:11, tranne il mercoledì la pillolina. Invece siamo qui in diretta ogni mercoledì alle 11. Infatti sono 11. Le 7:15. Ma abbiamo un ascoltatore che ci vuole delucidare su argomenti trattati oggi. Chi abbiamo al telefono? Pronto? 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 È caduto. È caduto nel frattempo. È venuto meno. È venuto meno. Però io invece, prima di ritornando alla questione matrimonio, donna Lavinia, in Algeria c'è stato un divorzio dopo il primo giorno di nozze. Perché? Perché il marito, quando si è svegliato il giorno dopo, è vera questa notizia, potete cercarla su internet, cioè è verissimo. Il marito si è svegliato il giorno dopo, non ha riconosciuto la moglie struccata, pensava fosse un ladro. Quindi l'ha lasciato. E l'ha lasciato pure. Esatto. Quindi, cioè, io quello che dico, insomma, mostratevi per quello che siete, perché sennò poi. Comunque, Francesco Molfetto, da Molfetta, ci ha detto che esiste un termine per identificare gli uomini come le donne, come MILF, ed è DILF. Perché da daddy, capito? Ah, da papà. Francesco, grazie di questa cosa che c'è scritto, quindi. Adesso abbiamo anche la terminologia per gli uomini. Le MILF e i DILF. E i DILF, che però posso dire la verità, voglio spezzare una lancia a favore delle donne. Sono più tristi i DILF delle MILF. Perché? E vabbè, tu il DILF come te lo immagini? Questo bambino uomo, mano nella mano, mano nella mano, triste. Hai presente Will Smith nel film La ricerca della felicità? Will Smith, però tu immagina a bar com'è, splat, capi, clap hands. Che poi magari va a queste feste qua tristi, tutti separati, se stanno brutti. Però poi rimorchiano le feste dei separati, altro che. Io preferisco le donne. Ecco, Francesco, pronto? Francesco! Frangè, oh! E sono due volte che quante telefonate ci faccio sprecare? Che qua abbiamo poco credito. È vero, c'hai ragione. Da dove chiama Francesco? Da qualche grotta, le grotte di Castellana. Quello è uno di quelli dell'Africa che ti ho detto prima. Ah, che devono venire, venire al concerto di Gigi D'Alessio. Bentornato Pinucci, sempre così. Chi è Isa? Isa, dici qualche cosa per tu, Isa. Isa, continuiamo a dire anche che stiamo parlando del concerto di Gigi D'Alessio. Però non ci avete detto niente, a voi piace Gigi D'Alessio? Hai visto? Nessuno ti ha detto nessuno niente. Si è perché secondo me è il fatto. Se uno dice mi piace, dicono sei cozzalo. Se uno dice non mi piace, c'è la puzza sotto il naso. Cioè, stiamo vivendo questa diatriba a Bari dove le persone, se vanno, verranno viste come persone cozzali, se non vanno, verranno viste come persone fifì. Tanto ci andranno! Io vado. Anzi, mi metto pure con la bacinella a vendere le birre insieme a Sabino, con la lastra di ghiaccio. Con il polipo, col ghiaccio. Col polipo, col ghiaccio. E si fa in cioè, lo arricciamo. Francesco, ad occa presto, andrà a grotto. Ci sono. Cade la linea. Fortuna. Da dove ci chiami, Francesco? Io dall'Alta Bat, Alta da Margherita Bat. Di Savoia. Ah, Margherita Bat. Di Savoia, dove c'è il sale. Sì, facciamo anche noi il gioco delle ampolle, no? Come Pontida. A voi a Capodanno chi viene? Non si sa niente, a noi è un segreto, come i segreti di Twin Peaks. Vi faranno la sopra.
Senti, tu mi dicevi, se loro mandano Gigione o comunque Gigi D'Alessio, sì, in Puglia a cantare, chi dobbiamo mandare in campagna noi? In campagna è Leone di Lerner, per la par condicio, e dovrebbe cantare live la cover di Gangsta Paradise. E quale? Non me lo ricordo. La festa di San Nicola. Ma quella, come, cioè, come fa? Cioè, il ritornello, non me lo ricordo, come, che dice nel ritornello? Sono partito da Milano alle 7.25, un diretto che va a pari al binario 23, starò a Molfet, Prem, Caiesu, Sol, Fecanet, Mamma Castet, Mamma Nicole. Cioè, bellissima, sarebbe in Puglia San Nicola si festeggia con la procedura. Lo troverete facendo una ricerca su sicuramente. Io di Leone di Lernia mi ricordo soltanto se mangiate la banana. Vabbè, no, poi c'è una mitica di Leone di Lernia, è l'incidente, che è la cover che Will Survive di Gloria Gaynor. Vedi, abbiamo trovato l'esperto. Volevi il neomelodico, l'esperto di Frate, ma tu dimmi, obiettivamente, di Gigi D'Alessio, del concerto, di tutta questa discussione, che cosa ne pensi? Il concerto alla fine uno può anche andarlo a vedere, perché si è creata all'inizio un'ironia, poi ho notato delle invettive spesso anche gratuite. Alla fine non è il mio genere ovviamente, però si può anche andare a vedere, voglio dire, ci sono, non è, voglio dire, una sciagura dell'umanità. E infatti, come ci scrivevano degli amici d'Andrea, i problemi sono sono ben altri. Ho notato delle invettive, come se fosse, eccolo, ti abbiamo messo Leone di Lernia. Ecco, lei è quella, e qui ci commuoviamo. Avete azzeccato in pieno quella lì. Ti abbiamo fatto una sorpresa. Vabbè, tu avvisaci quando dalle parti tue organizzano concerti, cose, perché a questo punto mandiamo avanti. No, non c'è, diciamo, di concerti. Al limite si potrebbe chiamare Mimmo di Cerignola, visto che però Mimmo di Cerignola. Chi è Mimmo di Cerignola? Quello della frisaiola, un altro. Chi è la frisaiola? Scusa. La frisaiola. Vai, fatti una ricerca in real time. Cioè, dovremmo stare tutta la giornata a farci la ricerca. Mimmo di Cerignola, la frisaiola. Vabbè. C'è una citazione nel brano La frisaiola, c'è una citazione di Margherita. È questa? Sì, è quella, ce le abbiamo tutte! Grande musica Radio Sirene quest'oggi. Sì, ce le abbiamo tutte. Oh, Francesco, noi ti ringraziamo e a questo punto ti contatteremo come esperto di neomelodico pugliese. No, a questo punto, per dimenticare, io manderei Carlos Chopin, così. Francesco, facciamo Radio Francesco da Cerignola. Ti chiameremo ogni tanto per dei consigli. Grazie. E saluti al paese tuo. Saluti, abbraccio a tutti. Ciao, caro Pinuccio. Ciao. Sabino, vuoi dire qualche cosa tu, così a gratis? Se non ascolti Radio Sirene, non trombi sino a fine mese. Radio Sirene. La Puglia è in onda.